Abbiamo usato il fioretto, vi ricordava. Chiaramente l'interlocuzione istituzionale è un po' diversa da quella che può essere quella sindacale, quella politica. Abbiamo appunto proceduto in questa maniera e ci siamo leggermente discostati da questo proprio nell'ultimo periodo, nel mese di agosto. E su questo non è che ha influito la Calura, no? Penso proprio che si sia fatto comunque con lucidità, abbiamo deciso di fare con particolare lucidità, anche perché comunque non abbiamo usato mai in terminologia eterodossa che non è consentita a un ente come il nostro, però certamente il passaggio da Fiorento che ci portava a lasciare la pensata da lei ricordato, riteniamo di averlo comunque fatto, ricordando, facendo una serie di imbalzanti anche domande a chi ha i poteri decisori, perché appunto ci ritroviamo in questa condizione, perché dobbiamo tanto faticare, dobbiamo tanto affannarci per difendere un tribunale che è sotto gli occhi di tutti, è difendibile e aveva diritto al riconoscimento di questa sua condizione, della sua difendibilità così presto. Errori, siamo tutti, noi certamente io per primo ne faccio più degli altri. Sulla tempistica riteniamo di non aver sbagliato, ma ovviamente siamo pronti a tutti i confronti, ma perché riteniamo di non aver sbagliato? Perché come dicevo prima, noi dobbiamo considerare che bisogna distinguere in tre fasi l'iter legislativo. La prima fase è una fase nella quale era prevista proprio esclusivamente l'interlocuzione con i capi degli uffici e con l'ordine degli avvocati. È stata una fase davvero molto lunga nella quale abbiamo cercato noi di dare il massimo possibile, di acquisire anche sollecitazioni, inviti, suggerimenti, consigli che ci provenissero da altre fonti, però eravamo tenuti appunto noi, insieme con i capi degli uffici, quindi si tratta della Presidenza del Tribunale, della Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Amministrazione, Civica Amministrazione, che ha pienamente il diritto di interloquire con un ministero. Era già tutto deciso dall'inizio, abbiamo detto che avremmo riferito, tenete conto che qualche riferimento agli incontri che abbiamo avuto al ministero l'abbiamo fatto, adesso in questa circostanza l'abbiamo fatto. E appunto, quello che abbiamo ricavato è che potevamo, non sarà colpa di nessuno, infatti il caso ha avuto questo, susseguirsi degli eventi avranno avuto questo, non vogliamo accusare nessuno, ma se noi avessimo avuto la possibilità di conoscere i dati sui quali poi si doveva lavorare per stabilire i criteri, allora noi a questo punto non avremmo solamente avuto il 6 di luglio un progetto che già ci prevedeva perdenti, non avremmo avuto dal 17 di luglio questa faticosa, perché i dati sono una quantità immensa, quindi dover lavorare anche sui dati non è stato per niente facile. Noi avevamo deciso in quel momento la mobilitazione con il Comitato della Difesa della Regione Italiana, ma se ne vanno ore e ore, se ne va tantissimo tempo, giornate intere, per dover spulciare i dati e per poter elaborare le considerazioni che ne susseguono. Un governo tecnico con personalità di questo valore sicuramente non si può far scappare la grande opportunità di consentire il recupero dell'efficienza. È costretto ad attenersi a determinati criteri, ma vi addio, quando poi questi criteri vengono applicati, bisogna allora fare in modo che nei limiti dei criteri non si vada ad annunciare l'efficienza della giustizia. Allora, lì dove abbiamo dei criteri che non consentono il raggiungimento dell'efficienza della giustizia per alcune zone d'Italia, non significa questo che invece bisogna ulteriormente affossarne delle altre che invece non aumentano. È un signor tribunale, davvero un signor tribunale,
e quindi si ritrova ad avere quasi 100 tribunali con il organico processuale, ma di questi 100 tribunali almeno 70 si salvano e solamente Lucera, guardano no. Per non parlare poi della estensione, perché voi sapete l'estensione praticamente come se noi non avessimo concorrenza o quasi. Volendo fare il raffronto pure dell'estensione del Tribunale di Lucera con tutti i tribunali che hanno sede nei capoluoghi, quindi sui 165, Lucera è comunque il 26esimo per estensione. Quindi qui davvero si va a dare un colpo di maggio sulla giustizia, si va a dare un colpo di maggio su un servizio che la collettività riesce ha diritto ad avere. Diceva che forse ha finito il primo tempo e nell'intervallo che cosa facciamo? Forse ha finito, l'ho detto già pure prima nella mia relazione produttiva, il primo tempo formalmente non è terminato perché termina solamente se viene appunto prolungato il decreto legislativo. Occorre perciò la firma del Presidente della Repubblica. Di possibilità ve ne sono una su molte, potremmo dire addirittura una su mille. Cioè vogliamo comunque continuare ovviamente a giocare tutte, perché ci abbiamo creduto fin dal primo momento, non siamo neanche così sciocchi da voler impegnare tante energie e tante risorse per un risultato che già in partenza potevamo ritenere non raggiungibile. E quindi utilizzeremo tutte le nostre possibilità anche in questa fase che ancora non si conclude pienamente, non si conclude pienamente. Della stampa abbiamo avuto tutta quanta favorevole, qualche eccezione della stampa specializzata, cioè quella possiamo nominare, del Sole 24 Ore. Noi abbiamo avuto dalla stampa nazionale una serie di riconoscimenti di quella che è la nostra condizione, invece su quest'altro organo di stampa molto prestigioso veniamo accomunati ai tribunalini, veniamo accomunati ai rami secchi. Ci permettiamo di dire che questo non è assolutamente possibile, è offensivo e ingiusto nello stesso tempo, non possiamo dire diversamente. Quindi quel assetto mancante al quale facciamo riferimento possiamo dire che debba essere la relazione accompagnatoria al decreto legislativo, perché il decreto legislativo è stato portato il 10 di agosto in Consiglio dei Ministri. Ci siamo fatti la nostra ricostruzione sulla base delle notizie che abbiamo potuto apprendere, non era l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, quindi ha dovuto innanzitutto recepire una unanimità di tutti i ministri a che venisse discusso nell'ordine del giorno, perché lì è necessario già questo. Al momento in cui non c'è l'ordine del giorno, e non stiamo parlando di varie eventuali del tipo comunicazioni formali, non so, riguardanti anche cerimonie o altro, stiamo parlando appunto di oggetti di straordinaria amministrazione, quindi dice lui innanzitutto allora una convergenza, una accettazione da parte dell'intero dei ministri a trattare l'argomento e ha portato perciò in discussione e in approvazione. Nella conferenza stampa il ministro della giustizia ha parlato di unanimità da parte del Consiglio dei Ministri. L'unanimità però non ha portato a poter pubblicare il testo, perché il testo a sua volta non è uscito dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo avuto questa novità dei comunicati su un testo e della pubblicizzazione degli allegati al testo, perché sono stati comunque comunicati al Consiglio dei Ministri gli elenchi, tanto dei tribunali quanto delle sezioni distaccate, quanto degli uffici del giudice di pace. Noi diciamo sempre sopprimendi fino a quando non c'è la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Evidentemente, da quello che si è preso d'altronde, mancavano quelle necessarie relazioni accompagnatorie che devono esserci in qualunque testo, e a quanto pare la stessa già relazione ministeriale accompagnatoria anche della conferma della richiesta di soppressione per 31 tribunali
e anche delle motivazioni che riguardassero le possibilità di salvataggio di 6 tribunali che sono stati riacciuffati all'ultimo momento, che sono Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Palla, Castroviglia. E ricordo che quale signore che ci sono visti un sacco di volte, ci siamo visti insieme tante volte sui rappresentanti di questi tribunali. Castroviglia è andato a Rospare, Rossano e Cassino, questi sono stati appunto salvati. Nei pareri parlamentari però, mentre questi tribunali venivano richiamati in 5 per la criminalità organizzata, Lucera veniva richiamato nei pareri tanto per la criminalità organizzata quanto per la sua estensione di partenza, poi era anche la proposta di accorpamenti. Il problema serissimo è che quando si arriva a noi non è mai il momento giusto, non è mai il momento giusto. Da lì quella titolazione di partenza. E allora, quei criteri di parametri non ci ritroviamo mai, va bene, quando finalmente li veniamo a conoscere a metà luglio, vediamo che i parametri non li aveva nessuno, non li raggiunge nessuno, e nello stesso tempo poi ci sono tanti che erano inferiori ai nostri. Noi dobbiamo puntare per forza alla condivisione, e invece ci sono altri che per la condivisione non hanno altro problema, perché dall'alto gli arriva la decisione. Per noi deve essere una ipotesi lontanissima anche quella di eventuale aggregazione ad un'altra corte di appello, mentre non c'è problema per passare di corte di appello di vari tribunali, per passare di sezioni presso altri tribunali, perché noi abbiamo anche degli scatti di sezioni, nel caso di Cassino. Quindi questa situazione invece per noi no. Per noi questo non si può applicare.